Enrico, avete mai pensato, appunto lui appena detto avevo 17 anni, avete mai pensato di fare film in coppia come sceneggiatori e registi? No, io non dovevo fare il cinema, mia madre voleva che facessi il diplomatico, invece mi piaceva scrivere, poi a un certo punto Carlo, poi sono stato risucchiato anch'io, ho cominciato a fare l'aiuto regista anch'io, e Ponti offre un film a Carlo, che era giovanissimo. Carlo scrive questo primo film con Ugo Pirro e poi dice a Ponti non mi piace, non mi va di farlo. Ponti chiama mio padre e dice tuo figlio è pazzo, io sono Carlo Ponti, gli offro un film, lui ha 22 anni e non lo fa, ma questo è un pazzo totale. Ma Carlo stava in un certo punto, invece ci viene un'idea e decidiamo di fare un film con Pozzetto. Però Carlo, che era molto amico di Pozzetto, io ho fatto anche l'aiuto regista in un film con lui che si chiama Di papà, che era la poliziotta con Pozzetto e la Melato. Cominciamo questo film e io entro a fare, cioè, però non ero ancora convintissimo, però Pozzetto mi voleva bene e abbiamo fatto questo primo film suo e nel frattempo un giorno mi chiama il grande regista Alberto Rattuale, il quale mi dice se volevo scrivere lo sceneggiatore del suo film O Serafina insieme al grande scrittore Giuseppe Berto. Ero un ragazzino e allora ho detto adesso questa forse è la grande occasione. Infatti ho accettato quel film, poi però con gli altri registi mi sono trovato, ho lavorato con tantissimi, mi sono trovato bene soprattutto con lui, perché lui è veramente speciale. Mio fratello è speciale perché è un bravissimo sceneggiatore ed è un grandissimo regista. Noi abbiamo fatto tanti, tanti, tanti film insieme e devo dire che con il regista con quale mi sono trovato meglio è lui. Lui non mi ha detto, io dico oggi, è proprio un'altra categoria, è anche produttore, scrittore, è bravissimo, c'ha un gusto per scovare gli attori nuovi, è spiritoso, insomma, mi sembra papà, ecco, forse il miglior complimento, non so. Però mi confrontano, no, sono imbarazzato. Sono cose che so, ma non si dicono, però sentite dire così, a Pedruzzelli, insomma. Forse sono le battute di una commedia finta. Però ci sono degli si chiama anche climax. Ci sono degli strani, così ogni tanto, penso alla carriera di mio padre e alla nostra, e ci sono dei corsi e di corsi, stranamente, ci sono delle cose che sono ricorrenti. Mi spiego, per esempio lui ha lavorato con un sacco di attori stranieri, cosa che nel cinema italiano non si fa. Io ho avuto la fortuna di lavorare per esempio con Faetano, con Matteo Modini che aveva appena fatto il film di Stanley Kubrick, Il fulmine da Giacca, insomma, ho lavorato con dei grandi attori americani, il regista Elliot Gould, che io amavo, nei film di Altman, cioè, ho avuto la fortuna di lavorare con un sacco di attori stranieri. E questo mi sono reso conto, papà, poi più tardi forse vedremo una carrellata, ha fatto dei film con Orson Welles, con Gloria Swanson, con Brigitte Bardot, con Christopher Lee che aveva appena fatto i Dracula, che faceva una parodia è insieme italiano poi, Renato allo 70% italiano. Con Terry Thomas, ha fatto dei film con degli attori in quel momento veramente, questo è il film senza ricordare, con lui De Finesse. E quindi ci sono un po' nella prolificità, perché anche io ho fatto tanti film, ma ne ho fatti tantissimi, questo modo leggero di affrontare il lavoro, di essere sempre con i piedi per terra, di non prendersi sul serio. Mentre oggi vediamo che se uno fa due film già si sente un genio, tutto questa cosa che forse mi sta dentro e che in qualche modo è ritornata fuori anche nella carriera, questo mi fa piacere perché è come avere sempre papà dentro di me.